nome del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale Beata Vergine Maria di Brivio e Beverate. È durante la notte che Don Santo ha camminato verso l'abbraccio del Padre. E quella notte, più di ogni altra, assume per lui il significato di un laboratorio. Un laboratorio di albe nuove, innumerevoli, concrete, così come è sempre stato lo stile di vita che lo identificava. Non a torto lo si poteva considerare un vulcano di idee, di progetti, di soluzioni. Aveva il coraggio delle opere buone e sovente è stato il suo invito alla preghiera, intesa anche come esame della propria vita. Suggeriva di riconoscerla pur con le sue ferite, con le sue potenzialità ancora inespresse, per poi tornare ad abbracciarla e riprendere il cammino. Da lui traspariva la spinta a trovare equilibrio, pace, spiritualità, immergendoci nella concretezza di un volto e di una storia, Gesù Cristo. Ci ha insegnato che è il cuore la nostra ricchezza, che si deve vivere per l'amore e che bisogna essere aperti verso l'altro in modo da permetterci di vivere in empatia, che la fraternità deve essere anteposta ad ogni altra cosa, compresa la povertà, perché consente di servire l'amore umano andando all'essenziale della nostra fede in un Dio che si è fatto carne. Attento verso i piccoli, gli adolescenti, i giovani, le persone anziane, sole, ammalate, le famiglie, erano anch'essi essenza della sua missione pastorale e parrocchiale. Ci ha accompagnati in un cammino spirituale mirato ad accrescere e migliorare noi tutti, anzitutto come persone, ma anche come componenti di una comunità pastorale.